ragazzi, nuovo video della Tuttotech, oggi grosse novità. Quali sono le novità? Che ci buttiamo anche sull'ambito culinario. Io dovrei essere l'ultimo a fare un video di questo tipo perché io in cucina... No, meglio di no, proprio meglio lasciar perdere. Ma abbiamo con noi una persona che ha voluto fortemente questo prodotto. Chi non l'ha ancora visto, questo qui, chi non l'ha ancora riconosciuto, questo è il famoso Bimby. Ma adesso ce lo presenterà un po' meglio mia moglie Tania. Ciao. Allora, vi presentiamo il nuovo Bimby. Conosciamolo insieme perché è da tanto tempo che desideravo questo oggetto. Sono appassionata di cucina e quindi è un oggetto che offre molti spunti di aiuto e di, anche di novità, unito alla tecnologia. Sono tecnologica abbastanza pure io, quindi l'insieme delle due cose mi fa impazzire. Questa è la macchina e abbiamo il boccale col coperchio. Nella promozione a cui ho aderito era presente anche il secondo boccale. Faccio aiuto assistente. Sì, bravo. Con il suo tappo e coperchio. Adesso dobbiamo proprio spacchettiamo insieme a voi perché è appena arrivato il corriere. È appena arrivato, eh? Infatti l'ho costretto a fare l'unboxing. Esatto. Quindi, ricapitolando, nella confezione troviamo il macchinario principale, sì, diciamo. Poi troviamo il boccale con le lame all'interno. Il coperchio, l'altro coperchio. Misurino si chiama. Ah, misurino. Perché tutto ha un nome, giustamente. Anche nei nomi io proprio zero in cucina. Poi nella seconda scatola troviamo il sistema Varoma. Che cos'è il Varoma? Non è una canzone? No, è praticamente un sistema che utilizza il vapore per cucinare e si applica qua sopra per cucinare appunto le vostre cose al vapore. Allora, facciamo proprio la prima accensione insieme. Praticamente non posso neanche muoverlo il boccale per poterlo, bisogna proprio accenderlo perché leggevo sul libretto di istruzioni arriva in modalità trasporto, quindi vuol dire che dobbiamo accenderlo, ovviamente collegandolo alla presa di corrente e fare la prima accensione. Vediamo, premi la manopola per avviare il Bimby, ecco qua la prima accensione, e seguiamo le impostazioni generali. Immagino che come tutti gli apparecchi elettronici abbia bisogno di un po' di tempo. Comunque venite qua vicino, così lo vediamo insieme. Come vediamo sta finendo di caricare tutti i dati, essendo appunto la prima accensione. Leggo dal manuale che le impostazioni comunque si possono modificare anche dopo, successivamente. Adesso seguiremo cosa ci dice il display. Bene, ha finito. Perfetto, abbiamo sentito che si è sbloccato. Diciamo le maniglie che tengono ferme il boccale. Infatti questo, vedete, si può togliere. All'interno troviamo il cestello dove per esempio possiamo cuocere il riso, il cuoceriso infatti si chiama. Allora scegliamo, tanto per cominciare, la lingua italiana. È tutto touch, è un bellissimo display a prova di ciecati, italiano, connette a una rete. Collegando il Bimby alla tua rete scoprirà il nuovo modo di cucinare. Praticamente si collega in rete Wi-Fi e l'applicazione, il software che ha installato, che si chiama Cookidoo, ti propone 40.000 ricette, e dico 40.000, dolci, primi, secondi, antipasti, di tutto di più. Questo è una cosa che per i primi 6 mesi è incluso nel costo che abbiamo pagato, dopodiché costerà, se non sbaglio, 39 euro all'anno. Accediamo e cerchiamo la rete. Allora, adesso qui vi compaiono tutte le reti disponibili. Naturalmente noi oscureremo la nostra rete, faremo il collegamento e ci vediamo dopo aver concluso questa operazione. Una volta completata la configurazione col Wi-Fi andiamo avanti. Mettiamo i nostri riferimenti. Come vi dicevo, dobbiamo essere abbonati a Cookidoo, quindi registrarci sul sito, perché così almeno verranno caricate tutte le ricette sul display. Quindi fate questa operazione e ci rivediamo anche qui dopo aver inserito tutti i dati. Completato l'inserimento della mail e della password, quindi abbiamo fatto
la configurazione del wifi, abbiamo inserito le nostre credenziali, cominciano tutta una serie di istruzioni da seguire. E leggi il libretto di istruzioni. Quindi una volta che avete seguito queste 10 raccomandazioni sulla sicurezza, vediamo un po' che cosa ci fa configurare adesso il nostro dispositivo Bimby. Allora ragazzi, mentre aspettiamo che il nostro Bimby scarichi tutte le 40.000 ricerche, scarichi tutti i suoi dati all'interno, intanto vi snocciolo qualche dato inerente al nostro prodotto. Stiamo parlando di un prodotto della Forfec. L'hai detto bene, bravo. Io avrei detto Vorbeck all'italiano, però vabbè, mia moglie mi punta il dito. Forfec TM6, Bimby TM6. Dichiarano un motore universale esente da manutenzione. La regolazione graduale dei giri è veramente impressionante, va da 100 a 10.700 giri al minuto. Polverizza tutto ciò che va qua dentro. La potenza di assorbimento siamo sui 1000 watt, dichiarando anche un massimo di 1500 watt, quindi probabilmente va anche in base a ciò che stiamo cucinando. Ha una protezione contro il surriscaldamento, quindi se percepisce che c'è un pericolo di questo tipo va in blocco. Il contenitore in acciaio inossidabile, è da 2,2 litri, come diceva prima mia moglie. Il boccale ha nella parte sottostante una bilancia, in modo tale che possiamo capire quanto materiale abbiamo messo al suo interno, un sensore di temperatura e il sistema di riscaldamento, naturalmente. Il cavo di alimentazione è lungo 1 metro e può essere reinserito all'interno in modo tale che venga fuori solamente la spina, sciuco naturalmente. Ha un sistema di risparmio energetico. Dopo 15 minuti di inutilizzo e il prodotto è acceso, si spegne automaticamente. Negli ultimi 30 secondi comparirà sul display un countdown che vi avverte: attenzione, vuoi che mi spengo veramente oppure vuoi ripristinarmi perché adesso vuoi utilizzarmi? Stiamo parlando poi di un prodotto che ha un display integrato da 6,8 pollici e anche con contrasto di luce molto elevato, perché in questo momento abbiamo una luce che punta direttamente da questa parte, il display si legge in maniera molto chiara e limpida. Anche con questa diagonale riesco a leggere perfettamente che cosa c'è scritto sul display. Quindi, unito poi al fatto che il display è anche touch, il connubio è perfetto. Altra cosa da dire, una volta che il Bimby ha finito di scaricare tutto ciò che doveva scaricare all'interno del suo hardware, sul sito compare direttamente il numero seriale del vostro prodotto insieme a tutti gli altri dati del corpo macchina. Ci chiede di aggiornare il software, ci vogliono circa 5 minuti, 4, ci viene il dubbio che siano secondi, no, a parte gli scherzi, adesso si stabilizza con la linea wifi e calerà sicuramente. Finalmente la configurazione e gli aggiornamenti sono terminati e questa è la schermata iniziale, la home, del nostro Bimby. Come vedete ci sono 4 puntini, pallini, che indicano appunto che se facciamo così, in questa sezione entriamo proprio nelle 40.000 ricette che CookieDoo, che è il software a cui ci siamo precedentemente registrati, ci fa accedere. Qui possiamo salvare le nostre ricette, organizzare i pasti della settimana, avere le ultime ricette preparate e le impostazioni. Comunque lo vedremo molto meglio nel dettaglio. Facendo scroll invece a destra abbiamo i menu, diciamo, manuali, quindi la funzione della bilancia, della spiga, il turbo, la pulizia, cuoci riso, eccetera. Comunque adesso abbiamo dato proprio a grandi linee una veloce spiegazione del menu del Bimby, fermentazione, cottura lenta e sottovuoto, ma adesso è il momento di mettere tutto in lavastoviglie, perché parleremo del Bimby in maniera più approfondita e sul suo effettivo utilizzo, perché qui oggi abbiamo fatto solo l'unboxing e la presentazione appunto degli accessori. Adesso metto tutto in lavastoviglie e poi lasciatemi conoscere il mio Bimby. Facciamo una rapida panoramica di tutti gli accessori, poi entreremo man mano nel dettaglio per capire la loro funzionalità. Allora abbiamo il Varoma, il gruppo Varoma, che è composto dal contenitore, il vassoio e il coperchio.
il paraschizzi, che appunto serve per evitare gli schizzi, la fuoriuscita di liquidi, il misurino, che funge anche da tappo e da misurino proprio, all'interno del quale c'è segnato 50 o 100 ml. Questo è il coperchio, che va appunto apposto sul boccale, la farfalla, che serve per montare, e il cestello. Poi abbiamo la spatola in un bel silicone, l'impugnatura è molto agevole. Il silicone proprio è di quelli di qualità, si vede assolutamente. Qui abbiamo un uncino, chiamiamolo così, che consente di agganciare il cestello così che tu non ti scocchi. Poi abbiamo il boccale, e all'interno del boccale, ve lo faccio vedere di qua, c'è il gruppo coltelli, come dicevamo prima, che si può smontare per pulire meglio. Abbiamo inoltre, sempre compreso nella confezione, abbiamo il manuale delle istruzioni, naturalmente quello che abbiamo letto, e poi abbiamo due ricettari, quello classico intramontabile che Forfait abbina e include nella vendita di questo attrezzo, quello diciamo più moderno con le ricette sane e gustose che tutti noi seguiamo. Bene ragazzi, questo era l'unboxing, come vi diceva Tania. In più abbiamo fatto vedere anche la configurazione alla prima accensione. Seguiranno altri video, perché la Tania non vede l'ora adesso di giocare con il Billy. Quindi ragazzi, il tempo di capire un attimino come funziona, quali sono le sue peculiarità, e faremo altri video, non vi preoccupate. Soprattutto sul menu del display, che è molto ricco. Ha molte funzionalità, quindi le voglio sperimentare tutti, perché io sono quella che ci ha messo tanto tempo, perché il prezzo è importante. Però sono anche una persona che poi, quando acquista, usa appieno tutte le funzionalità del prodotto. Prima impressione sul Bimby: sicuramente il materiale ci ha colpito per l'ottima qualità, vedremo poi in futuro come si comporterà. Assolutamente, le persone che ce l'hanno ne sono innamorate, e devo dire che vedendolo in funzione a casa di una mia amica me ne sono innamorata anch'io, quindi... Infatti vedete gli occhi a cuore? Sì, assolutamente. Bene ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, da Miki e Tania. Ciao! Ciao!